Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi comincia una sorta di nuova serie. Ho pensato di creare praticamente un torneo, un campionato, anzi meglio dire, o comunque una sorta di lega con le squadre più forti del continente europeo. Quindi una sorta di lega europea con le squadre appunto più forti e di crearci un torneo da fare o comunque un campionato. Per questo, come leggete in grafica, questa è la particolarissima classifica della European Cup, anzi forse sarebbe meglio aver scritto European League. E quindi chiaramente queste sono le squadre che ho scelto per giocare questo campionato: Monaco, Ajax, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea, Everton, Barcellona, Bayern Monaco, Schalke, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Porto, Real Madrid, Roma e Tottenham. Quindi più o meno le squadre più forti del continente europeo. Come si svolgerà questo campionato? Allora, chiaramente saranno 38 partite perché sarà un girone unico tra andata e ritorno, quindi ora vi mostro anche il calendario. E in un episodio, se così vogliamo definirlo, giocheremo chiaramente più partite, non so precisamente quante, se 2, 3, può essere che anche in momenti della stagione ne giocheremo 4, 5, non lo so. Lasciate da subito un bel like se può piacervi questa mia nuova idea e andiamo a vedere il calendario. Ok, questa sarà la prima giornata, quindi in programma Ajax Everton, Monaco Chelsea, Atletico Madrid, Manchester United, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Schalke Spurs, Porto Juventus, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool e infine Roma Borussia Dortmund. Allo Stadio Olimpico, ragazzi, siamo pronti per giocare questa prima partita con la formazione che poi vedrete tra pochi istanti. Andiamo a giocarcela e andiamo a iniziare questa European Cup. Roma che dunque è pronta a fare il suo esordio in questa particolarissima e inedita anche competizione europea in casa allo Stadio Olimpico contro il Borussia Dortmund. Andiamo subito a leggere le formazioni con i giallorossi che si schierano con un 4-3-3, Morgan De Sanctis tra i pali con Maicon, Manolas, Yangambigua e Olebas in difesa, De Rossi, Nainggolan, Pjanic a centrocampo, il tridente composto da Gervinho, Totti e Turbe partono forse a sorpresa, forse no, dalla panchina Dumbia e Ibarbo, neanche in panchina Florenzi per questa prima gara. È chiaro che i giocatori sono tanti, soprattutto nel reparto offensivo, quindi sarà difficile giostrarli, ma ci saranno 38 partite per far giocare un po' tutti. Risponde il Borussia, come vedete, con Langeran in porta, è un 4-2-3-1 anche il loro, con Ciro Immobile davanti a Mkhitaryan. Quindi è tutto pronto per il calcio d'inizio che verrà dato dalla Roma. È tutto pronto per l'inizio del match. È cominciata questa competizione, l'European Cup, con i giallorossi in possesso di palla. Quindi l'apertura dalle parti di Gervinho, si sta sovrapponendo Nainggolan, pallone per il belga. Nainggolan riesce a saltare la marcatura, cerca lo spazio per metterla verso Totti che colpisce male. Credo comunque l'abbia colpita. Occhio a Maicon, il controcross ancora per il capitano. Pallone messo fuori. C'è poi De Rossi che mette giù, prova a calciare, respinta di Bender. Poi Nainggolan col destro, non trattiene il portiere, Grosskreutz salva il Borussia e Durm evita l'angolo. Ci prova Kirch, ha chiuso però Maicon in una zona di campo che neanche è la sua, poi prova a mandare Gervinho, la palla è ottima, lo scatto del Livoriano in rigore, Gervinho porta avanti la Roma. Livoriano fa 1-0 dopo 11 minuti, esplode l'Olimpico, Roma 1, Borussia Dortmund 0. Il gol è di Gervais. Un'ottima palla di Maicon, eccolo ancora Gervinho, palla per Totti, di ritorno per Livoriano, grande giocata del capitano, poi pallone dentro per Pjanic, Langerak riesce a tenerla lì, Pjanic, ancora Pjanic si sovrappone, Olebas la palla dentro per il greco, Olebas in area di rigore la mette dentro, e Papastathopoulos toglie la possibilità del 2-0 a Totti. Il lancio verso De Rossi, trovato bene. Poi Totti al limite, non aggancia, si riprende il pallone il capitano, al limite, prova il destro, prende i Turbe che ha avuto una possibilità. Anche l'argentino ha sfiorato il gol del 2-0. Splendida risposta del portiere del Borussia. Area Bender cerca lo spazio per andare. La rimette al centro. Durm per Mkhitaryan. E questa era la prima occasione del Borussia. C'è Morgan De Sanctis. Rimane giù Yangambigua, che probabilmente sarà costretto a lasciare il terreno di gioco. Arriva il giallo intanto per Eric Mkhitaryan, ma non ce la fa il francese. Quindi il primo cambio obbligato per la Roma. Entra Castan. Finisce qui il primo tempo, la Roma è avanti, decide Gervinho dopo 11 minuti. Ottimo
Ottimo primo tempo giocato dalla Roma col Borussia, pericoloso in un paio di occasioni, un paio di circostanze, soprattutto per un calo di guardia dei giallorossi lì dietro. Quindi dobbiamo tenere la concentrazione. All'intervallo siamo comunque in vantaggio, sarebbero 3 punti molto importanti. L'unica pecca è quell'infortunio di Yang Ambigu. Adesso dobbiamo cercare anche di capire l'entità. La squadra di Klopp, Grosskreutz, Roma abbastanza unita dietro, ma qui c'è una possibilità per i tedeschi. E che occasione per Ciro Immobile. De Sanctis si è tuffato malissimo. Da replay non capiamo molto, ma la palla gol c'è stata e come? Borussia vicino al pari. Iturbe sta partendo il capitano sul filo dei fuorigioco. Palla per Totti che riesce a metterla giù. Occhio a Totti in area. Calcia! E Langerak gli nega il gol. Gli nega la gioia del 2-0. E il gol della tranquillità soprattutto. Cross nel mucchio. Pericoloso con Strootman che ha liberato. Insiste il Borussia però pericolosamente con Durm, ancora immobile, Nainggolan gli strappa il pallone, poi vorrebbe far ripartire la Roma con Iturbe, possibilità di contropiede per Giallorossi, cercato Dumbia con il pallone che filtra, Dumbia per chiuderla, Dumbia fa 2-0 per i Giallorossi che mettono in archivio questa prima giornata, 2-0 per la Roma, Dumbia dopo Gervinho, assegno ai due coriani e la Roma archivia la pratica Borussia Dortmund. E alla fine finisce qui. Roma batte Borussia 2-0. Buona la prima per i giallorossi. Ci sono i gol di Gervinho e Dumbia. Questa tutta la prima giornata con gli altri risultati che vedete in grafica. Sono curioso della Juventus che ha perso contro il Porto, quindi questa è la momentanea classifica dopo 3 giornate, a 3 punti troviamo Barcellona, Roma, Chelsea, Manchester United, Porto, Real Madrid e Paris Saint-Germain. La seconda partita sarà proprio contro la squadra portoghese che ha battuto la Juventus proprio nel suo stadio dove andremo a giocare adesso. Questo è il Porto con Fernandes, Danilo, Martin, Cindy, Marciano e Alexandro in difesa, Evandro, Torres, Herrera a centrocampo, Brahimi, Martinez e Quaresma. Questo è il tridente pesante del Porto. Risponde invece la Roma con gli stessi 11, chiaramente ad eccezione di Yang Ambiwa, che hanno giocato contro il Borussia Dortmund. Chiaramente il francese è infortunato, non ho visto perché non c'è la possibilità di controllare quanto starà fuori. Comunque al suo posto Castan, per il resto stessi 11 della gara contro la squadra tedesca, vittoria per 2-0 all'esordio della Roma. I giallorossi vogliono confermare la buona prestazione fatta anche su un campo difficile contro un avversario tosto. Quaresma dietro da Herrera, sta ripartendo Quaresma, poi tocco dentro e prima vera possibilità anche se in fuorigioco. Jackson Martinez ha avuto la palla dell'1-0, ancora per Herrera, Roma un po' in affanno, palla dentro, Jackson Martinez si gira, poi calcia in porta. Poi riesce a servire Quaresma che torna da Oliver Torres. Ancora Martinez, la palla è lì. E clamorosamente Brahimi si divora il gol dell'1-0. Che cosa ha sbagliato a porta vuota? E poi si dispera gettandosi al suolo. Che errore. Il Porto grazie alla Roma. Chiuso, resiste ancora però. Il suo rimpallo. Questo dentro Pjanic, se ne è accorti Turbe. Grandissima palla per Pjanic. E poi il gol di Totti che porta in vantaggio la Roma al 44esimo. Dopo il fallo di Miralem Pjanic a segnare, è proprio il capitano che non stava giocando una grandissima partita, ma fortunatamente qui ci porta avanti. Brutta partita giocata non solo da lui, ma da tutta la Roma. Tra l'altro, ragazzi, poco fa hanno fatto vedere il possesso palla. Ho fatto il 32% di possesso palla, che è pochissimo. Col Borussia avevo fatto il 60%. Parte subito Iturbe, attenzione, Iturbe mette il turbo, Iturbe, Manuel, Iturbe, pronti via, sono bastati 54 secondi all'argentino per raddoppiare e adesso ragazzi è tutta un'altra partita, grazie FIFA, grazie Bug, è 2-0, non Pjanic che gli strappa il pallone, ancora De Rossi, torna sulle sue, Pjanic per Nainggolan, Roma che esce comunque con un buon possesso palla, Totti di tacco per Pjanic, grande azione, Nainggolan, che azione, mamma mia, 3-0 per la Roma e direi che finisce qui. Intero salta Castan, poi cerca di passare, ancora Quintero, poi il destro, il gol, Herrera fa 1-3, il Porto accorcia le distanze a mezz'ora dalla fine.
Pjanic cerca il lancio per Ibarbo, gran palla per Ibarbo, Bibarbo sfiora il gol appena entrato. Questa era, ragazzi, FIFA 14 Style, invece prima avete visto FIFA 15 Style, questa era FIFA 14 Style. Chiuso, e su questo pallone si chiude anche il match, 2 su 2 per la Roma, 6 punti in due partite contro due squadre che sicuramente non sono all'apice della difficoltà, ma sono due buonissime squadre come Borussia Dortmund e Porto. 2 al Borussia, 3 al Porto con un gol preso, chiaramente un'ottima partenza. La Juventus questa volta ha vinto contro il Paris Saint-Germain. E questa è la classifica. A 6 punti ci sono solo Chelsea, Roma e Real Madrid. Avanziamo il calendario fino alla prossima partita, ma io chiudo qui perché per essere il primo episodio può bastare con due partite e una piccola intro che vi spiegava il tutto. La prossima partita comunque sarà contro il Bayer Leverkusen e aprirà il prossimo episodio. Bayer Leverkusen, che in questa particolarissima classifica è ancora un punto dopo due partite, quindi una sconfitta e un pareggio. Detto questo, ragazzi, come vi dicevo, giunge al termine questo primo episodio di questa nuova serie, l'European Cup o l'European League, non so ancora come la chiamerò, ma comunque sia, ragazzi. Era un po' per variare, oltre alla carriera su FIFA, visto che come sapete ho ancora quei problemi per l'online, ma tra un po' di tempo, che vi spiegherò che cosa succederà, potrò risolverli. Fatemi vedere con tanti pollicioni che questa serie vi piace e comunque vi può piacere perché siamo ancora all'inizio. Ragazzi, sarà tanta la strada da fare, sarà tanto il vostro supporto da dare. Per ora, per il momento è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video. Bella!